amici e amiche di TV City, bentrovati in una nuova puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. Cominciamo questa puntata con una buona notizia per quanto riguarda il campionato europeo. Infatti la UEFA, notizia di pochi giorni fa, ha assegnato a Italia e Turchia l'edizione del 2032, quindi il nostro paese tornerà ad organizzare un grande evento internazionale a distanza di 42 anni. Infatti l'ultima volta fu il Mondiale del 1990, mentre per la Turchia si tratta di una prima volta assoluta, infatti non ha mai organizzato un grande evento internazionale, né europeo né mondiale. Ma per l'Italia non è la prima volta per quanto riguarda il campionato europeo, infatti il nostro paese organizzò l'edizione del 1980, pensate che fu la prima con la fase a gironi in cui si qualificavano 8 squadre suddivise in due gironi da 4, infatti fino all'edizione precedente il torneo era interamente a eliminazione diretta con la sede finale che veniva scelta tra i 4 paesi che si sarebbero qualificati in semifinale, mentre dal 1980 il paese organizzatore veniva deciso a priori prima che cominciassero le qualificazioni. Quello fu il primo torneo infatti con la fase a gironi giocato interamente in Italia. Ma non soltanto l'Europeo del 2032, anche quello del 2028, quello che precederà quello italiano, è stato assegnato a Regno Unito e Repubblica d'Irlanda. 5 paesi coinvolti in questo caso, l'Inghilterra capofila che ospiterà la maggior parte delle partite, mentre una città a testa per Scozia, Galles, Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda che saranno per la prima volta paesi organizzatori del campionato europeo, mentre per l'Inghilterra non si tratta di una prima volta, infatti il paese anglosassone ospitò l'edizione del 1996, quello che fu il primo con l'allargamento a 16 squadre, quindi l'Inghilterra torna a organizzare di nuovo il campionato europeo dopo anche l'edizione del 2021 vinta dall'Italia di Mancini, che l'Inghilterra ospitò nella sua fase finale, infatti la finale fu giocata a Wembley. Ma torniamo all'attualità con l'edizione del 2024 che si svolgerà l'anno prossimo, infatti in Germania le 53 federazioni che partecipano alle qualificazioni sono divise in 10 gironi da 5 o 6 squadre, con le prime due che si qualificano direttamente alla fase finale, mentre la Germania padrona di casa è qualificata d'ufficio, le ultime 3 squadre a qualificarsi usciranno dai playoff di Nations League dell'anno prossimo. Cominciamo la rassegna dei gironi dal gruppo A, che vede il suo verdetto finale con Scozia e Spagna qualificate alla fase finale dopo il successo della Spagna proprio sulla Scozia per 2-0 che qualifica le Furie Rosse alla fase finale. Scozia che poi doveva aspettare l'esito di Norvegia-Spagna con la Spagna che batte anche i norvegesi, permettendo proprio agli scozzesi di raggiungere la fase finale. Infatti la classifica vede Scozia e Spagna qualificate con 15 punti, Norvegia 10, Georgia 7 e Cipro 0. Per la Georgia però c'è l'appendice dei playoff in quanto vincitrice del proprio girone di Nations League, mentre per la Norvegia di Holland le speranze di arrivare ai playoff sono quasi nulle. Passiamo al gruppo B, gruppo che vede un altro verdetto, la Francia si qualifica alla fase finale con un'altra grande vittoria in Olanda per 2-1 con la doppietta di Kylian Mbappé, quindi Galletti qualificati alla fase finale con 18 punti. L'Olanda vince in Grecia per 1-0 e la raggiunge in classifica al secondo posto, per l'Irlanda a 6 punti e Gibilterra a 0, invece le porte dell'Europeo sono chiuse. Passiamo al gruppo C, il gruppo dell'Italia, Italia che vince agevolmente con Malta per 4-0, ma poi soccombe in Inghilterra a Wembley per 3-1, Inghilterra che con questa vittoria si qualifica al campionato europeo. L'Ucraina vince a Malta 3-1 e raggiunge il secondo posto con 13 punti, l'Italia è a 10, Macedonia del Nord a 7, Malta a 0 sono eliminate, per gli azzurri quindi esegue le speranze di qualificazione, deve andare a vincere in Ucraina nell'ultimo turno. Passiamo al gruppo D, gruppo dove la Turchia raggiunge la qualificazione andando a vincere in Croazia per 1-0, pensate alla prima sconfitta dei croati in una partita di qualificazione europea, Turchia che poi visse il successo contro la Lettonia per 4-0 e si qualifica alla fase finale raggiungendo quota 16 punti, Galles e Croazia invece sono al secondo posto a 10 punti, per l'Armenia residue speranze di qualificazione per il secondo posto che ha 7 punti, Lettonia eliminata con 3 punti. Il gruppo E vede l'Albania in testa a sorpresa con 13 punti dopo l'incredibile successo per 3-0 sulla Repubblica Ceca che è al secondo posto dopo aver battuto le isole Faroe per 1-0. La Polonia segue a 10 punti che ha sprecato una partita importante in casa con la Moldavia, infatti 1-1 il punteggio finale, Moldavia che ha 9 punti con ancora qualche speranza di qualificazione, le Faroe chiudono con un punto. Andiamo al gruppo F, il gruppo che vede già il verdetto finale, Belgio e Austria sono qualificate alla fase finale, entrambe in testa con 16 punti, i belgi hanno raggiunto la qualificazione addirittura vincendo
lo scontro diretto in Austria per 3-2 con un gol anche del romanista Lukaku. A nulla sono serviti i due gol austriaci che perdevano 3-0, infatti la rimonta non è stata completata. Austria che raggiunge la qualificazione poi andando a vincere con un gol di Sabitzer in Azerbaijan. La Svezia è eliminata con 6 punti, in realtà la Svezia stava giocando col Belgio, la partita è stata sospesa sull'1-1 purtroppo per degli incidenti gravissimi successi fuori dallo stadio di Bruxelles, la partita è stata sospesa e vediamo quando sarà recuperata, partita che in realtà non ha più molto senso per la classifica, infatti Belgio già qualificato e Svezia già eliminato, ma purtroppo la partita è stata sospesa. L'Azerbaigian è 4 punti e l'Estonia con un punto chiudono la classifica. Per l'Estonia però c'è una piccola speranza di qualificazione ai playoff tramite la Nations League. Andiamo al gruppo G, un gruppo che dove ancora non c'è nessun verdetto, ma l'Ungheria in testa con 14 punti grazie alla vittoria sulla Serbia e al pareggio in trasferta con la Lituania, un pareggio che in realtà era un match ball un po' sprecato dagli ungheresi, infatti dovevano vincere per qualificarsi ma non sono andati oltre il pareggio e stavano addirittura perdendo per 2-0, la partita è finita 2-2, Ungheria che quindi è in testa con 14 punti seguita dalla Serbia con 13 punti che vince il derby con il Montenegro e si porta un passo dalla qualificazione, Serbia 13 punti, Montenegro a 8, Lituania 6, Bulgaria 2. Andiamo al gruppo H, il gruppo dove vede due squadre in testa, la Slovenia e la Danimarca, gli sloveni vincono lo scontro diretto con la Finlandia per 3-0, poi bissano il successo contro l'Irlanda del Nord, mentre la Danimarca vince la partita con il Kazakistan, staccando proprio i kazaki in classifica, e poi va a vincere su San Marino in questa partita, una nota a margine. Oltre al risultato un po' sorprendente, una risicata vittoria dei danesi per 2-1 su San Marino, ma proprio San Marino si rende protagonista di un'impresa incredibile, infatti il 2-1 porta un gol della squadra sammarinese con il giocatore Golinucci. Sammarinesi, la nazionale del Titano, torna al gol in una partita dopo oltre un anno, quindi nel suo piccolo una grande impresa per la piccola selezione sammarinese. Quindi Slovenia e Danimarca con 19 punti, Kazakistan che segue con 15, Finlandia 12 fuori dal discorso qualificazione ma ammessa ai playoff, Irlanda del Nord 6 e San Marino chiude con 0 punti. Andiamo al gruppo I, un gruppo un po' monco in questo caso perché la Romania è in testa con 16 punti dopo il pareggio in Bielorussia, contro la Bielorussia su un campo neutro e la vittoria agevole per 4-0 su Andorra, seguita dalla Svizzera con 15, Israele è a 11 punti, Kosovo 7, Bielorussia 6, Andorra 2, chiudono la classifica, ma questo girone è un po' monco perché le partite che vedevano impegnata la nazionale israeliana sono state rinviate a data da destinarsi per i noti fatti che stanno succedendo tra Israele e la striscia di Gaza. La partita tra Israele e Svizzera sarà recuperata a novembre, mentre ancora non è decisa la data della partita tra Kosovo e Israele. Andiamo al gruppo G, l'ultimo, che vede il Portogallo dominare il girone qualificato alla fase finale dopo le partite vinte contro la Slovacchia per 3-2 con un gol dei slovacchi anche del napoletano Lobotka e l'agevole successo sulla Bosnia fuori casa per 5-0 con una doppietta del solito Cristiano Ronaldo. La Slovacchia vince lo scontro diretto con il Lussemburgo in trasferta per 1-0 e si avvicina prepotentemente alla qualificazione, infatti il Lussemburgo è staccato di 5 punti a quota 11, l'Islanda a 10, la Bosnia 9 e Liechtenstein a 0 punti e invece chiudono la classifica. Bene, si chiude qui questo appuntamento di kickoff. Come sempre, se volete darci consigli o suggerimenti potete scriverlo nei commenti. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!